Spero che fra qualche anno ci si possa ritrovare a parlare di queste stesse cose e vedere quali sono stati veramente i cambiamenti che ci sono stati, perché in Italia, l'Italia è un paese in cui le cose cambiano molto lentamente, siamo sempre gli ultimi, a cambiare le cose. Per esempio, anche il voto alle donne in Italia è stato dato dopo la guerra, nel 1946, mentre in altri paesi europei c'è stato prima, molto prima. E quindi è proprio una situazione di paralisi quella che c'è da noi. Non so, spero che possano veramente cambiare le cose, senza che ci si debba passare attraverso guerre, rivoluzioni o cose del genere. Perché alla fine, cioè, penso che ci siano tanti modi per fare le cose e non sempre in modo, diciamo, in modo più veloce, sia quello migliore, però neanche quello troppo lento, perché sennò qui non usciamo più. Vabbè, era questo quello che volevo dire. Come